Allora, questa che vediamo è la seconda delle perdite d'acqua nel territorio veneterano. La prima che avete visto è davanti alla villa Madonna delle Grazie. Invece questa non troverà mai fine, perché continua imperterrita ad uscire da questo luogo. Continua. Se nella prima perdita l'acqua arriva all'Appia, questa arriva ad Aprilia. Lo potete vedere tranquillamente dal video. E continua, se continua. Poi andiamo a vedere anche le altre perdite d'acqua. Ed eccola qui, questa è la terza perdita. Siamo al civico 105 di Via dei Cinque Archi. Come vedete, questa era una perdita già riparata ed eccola qua, si è ridotta un'altra volta. Devo stare attento perché altrimenti faccio un bagno fuori stagione. E questa è tutta l'acqua che se ne va. Adesso, ma andiamo a vedere la quarta perdita, che è ancora più interessante. Ecco la quarta, che si trova, dove ben vedete, non è difficile capirlo. E continua, eh? È chiara, è precisa. E scende giù. Adesso andiamo a vedere la quinta. Ed ecco qui. Via Spirito Santo. Questa è un'altra perdita. Finisce dentro qui e prosegue nella forma. Ecco qua. Siamo di fronte al civico 59. Ecco qua. Ed eccoci all'ultima. E come non lasciare per ultima la più bella delle cose? Eccola qui. Stupenda in tutto suo splendore. Questa non si batte, eh? Comunque non si batte solo per l'acqua che continua a uscire, ma anche per la sporcizia, perché è chiara, eh? Guardate, guardate l'acqua. Oh, invece se vedete questa strada e andate sempre dritto, una trentina di metri ce ne sono altre due.